nuovo video. È finalmente giunta al termine il Black Friday. Per me è stata veramente una giornata super distruttiva. Per un attimo ho seriamente temuto di tornare a casa a mani vuote, ma fortunatamente non è successo. Sono ugualmente riuscita a accaparrarmi qualcosa e voglio subito iniziare a mostrarvi gli acquisti. Per questa volta ho pensato di fare un try-on haul, quindi mostrarvi direttamente i capi indossati senza che sto qui a perdere tempo a spiegarvi eccetera, anche perché solitamente mi lasciate sempre commenti del genere di farvi vedere i capi indossati, quindi fatemi sapere se questa tipologia vi può piacere. Io vi lascio direttamente al video e ci vediamo dopo. Il primo acquisto che vi faccio vedere è questa camicetta di H&M nera con i pois bianchi, impreziosita sul davanti con dei volant che la rendono più elegante, da indossare o semplicemente lunga sui pantaloni oppure all'interno come io preferisco, perché vanno a sottolineare di più il punto vita. Ho preso una taglia 34 e l'ho pagata 15 euro invece di 20 euro perché c'era uno sconto del 20% su tutta la collezione. Passiamo a Zara, che faceva sconti solo su alcuni capi selezionati e ovviamente quelli che ho scelto io non ne facevano parte, e ho preso questo maglioncino grigio perla dalla trama Nido Tape e dal design un po' più particolare. Ha una vestibilità decisamente oversize, caratterizzata dalle ampie maniche che mi vanno anche leggermente lunghe, come potete vedere, ed è dato dal fatto che ha l'attaccatura della spalla un po' più bassa, ma devo dire che comunque mi piace tantissimo. Ho preso una taglia S e l'ho pagato 20 euro. Sempre da Zara ho preso questa camicetta bianca dal tessuto leggero, svolazzante e anche un po' trasparente, da indossare con la lingerie bianca e non come ho fatto io con quella nera, mi raccomando. Questa è esattamente il genere di camicetta che piace a me, con le rouge accollata nella parte alta e con i pois tono su tono. Ho preso una taglia XS e l'ho pagata 20 euro. Passiamo a Stradivarius, che è l'unico negozio che non è stato preso d'assalto, visto che c'erano gli sconti solamente su alcuni capi selezionati, ed io ho scelto questa maglia dolce vita di base grigia con le sfumature prugna, veramente bellissima. Anche questa veste oversize con la manica a tre quarti, che a me invece resta giusta, quindi è molto comoda da indossare all'interno dei pantaloni e come vedete dietro rimane anche abbastanza lunga. Ho preso una taglia S e l'ho pagata 16 euro. Per quanto riguarda ancora Stradivarius, ho preso questo jeggings borgogna super skinny, elasticizzato e a vita molto alta rispetto ai soliti che prendo, ma nonostante ciò risulta molto comodo addosso, mi piace perché va ad enfatizzare il punto vita senza strizzare troppo. Ho preso una taglia 34 e l'ho pagato 20 euro. Poi ho preso questo maglioncino beige con la trama caneté ed il collo rotondo. È abbastanza corto, quindi ha una vestibilità crop ed ha la particolarità di avere degli spacchi laterali chiusi dai lacci che possono essere sia legati che lasciati aperti. Questo è stato decisamente il dettaglio che mi ha conquistato, da indossare con dei jeans o gonne a vita alta oppure con una canottiera o camicia di sotto per un look un po' più casual. Ho preso una taglia S e l'ho pagato 30 euro. Da Tally Whale ho preso questo body rosa cipria in cotone con la manica a tre quarti e questo dettaglio velato che va a formare una scollatura V non troppo pronunciata sul décolleté. Anche questo da indossare con gonne o pantaloni a vita alta. Ho preso una taglia XS e l'ho pagato 11 euro. Ultimo acquisto, un po' diverso dal mio solito, è stato questo cappellino di lana nero con tutti questi patch applicati sulla parte frontale. L'ho trovato un'idea molto carina per rendere meno banale un outfit casual o sportivo, oppure da mixare con capi un po' più eleganti per un look rock chic. Questo l'ho preso dai cinesi e sì, sponsorizziamo anche i negozi asiatici, e l'ho pagato 5 euro. We'll be right back.
che non c'entra nulla con i capi d'abbigliamento è questo portafoglio di Moschino beige in trama materassé e con l'hardware dorato. Mi piace perché risulta molto capiente e allo stesso tempo compatto, ha davvero tantissimi spazi sia per le carte che per le monete ed è meno ingombrante di quello che avevo in precedenza e sono veramente felicissima di averlo preso. Bene ragazze, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto durante la giornata del Black Friday. Fatemi sapere se anche voi avete fatto shopping e avete usufruito degli sconti. Mi raccomando, giù nei commenti scrivetemi qual è il capo che vi è piaciuto di più tra tutti quelli che vi ho mostrato e lasciatemi un bel pollice in su se questa tipologia di video fatta in questo modo vi può piacere. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!